Francesco Viola, vice allenatore di Pallacanestro Biella. Francesco, la seconda di due trasferte davvero consecutive è davvero difficile. Sì, la prima contro Roma era sicuramente una partita difficile, noi siamo stati competitivi per tutta la partita, poi il loro talento e la loro fisicità si è imposta domenica scorsa, adesso andiamo a affrontare Cantù che è al momento la seconda forza del campionato, essendo una squadra che ha dimostrato soprattutto ultimamente una solidità e una consistenza che le ha permesso di vincere moltissime delle ultime partite. Ecco, loro sono una squadra che ha una serie di risultati consecutivi molto validi, Biella, voi invece arrivate da una serie un pochettino difficile, che tipo di partita potrebbe essere? Allora, sicuramente noi stiamo preparando la partita per affrontare Cantù come abbiamo affrontato le ultime partite, quindi cercando di essere competitivi e di sopperire magari alle nostre carenze fisiche mettendo in campo la nostra rapidità e il nostro gioco che ci ha permesso comunque di disputare delle buone partite a partire da Pesaro, poi con Treviso e con Roma. Insomma, tu che sei qui da tanti anni, preparare una partita con Cantù, com'è l'attesa? È veramente un derby a tutti gli effetti, anche negli spogliatoi? Se devo essere sincero, questa atmosfera da derby è più una cosa legata al tifo e alla tifoseria e noi quando prepariamo una partita sinceramente cerchiamo di soffermarci sugli aspetti tecnici e quello che può essere l'idea di che partita costruire. Ovviamente sappiamo che il Pianella è un campo molto caldo e ci sarà sicuramente il tifo di Biella, per cui si può tenere conto di questo aspetto nel preparare la partita, ma diciamo che è più marginale. Com'è l'atmosfera all'interno dello spogliatoio? Ma in questo momento siamo molto sereni. Siamo sereni perché abbiamo fatto delle buone prestazioni e sappiamo che se giochiamo in questo modo possiamo essere competitivi a Cantù e giocarci per vincere le partite che ci servono, ci serve vincere nelle prossime giornate.